I buoni propositi per un 2022 di Ignazio e Cecilia c'è la palestra, ma Cecilia non ne vuol sapere. Cecilia fa tante volte le scale, perciò si allena. Chiedo il vostro aiuto. Mi piacerebbe che questo 2022 sia un anno di inizio per la Cecio. Di cosa? Inizio ad allenarti. Che la spesa? Infatti mi sono contenta. No, dai, promettilo a tutti, una promessa. Inizio ad allenare una volta a settimana. No, ok, una volta a settimana non serve a niente. Vabbè, sempre più di zero. Io cammino 5-6 km al giorno, salgo le scale quando non c'è l'ascensore in giù. Non vale lo stress, che tu mi crei mi fa dimagrire. Sono magra. Magra sei magra. Ora sarebbe il caso di però è una casa nuova, c'è la palestra, quindi io lì chiamerò il mio personal trainer, farò venire lì tutti i giorni almeno 3 ore. Piano, promesso, sempre esagerata. Vorrei sapere che tu sempre mi... perché mi copri? Ti ho messo il cappellino bianco? Tu copri me. No, chi l'ha messo per prima il cappellino? Per essere sincero. Io? Che ti ho detto amore, prendi il tuo. Con i tuoi buoni propositi come procediamo? Per il 2022? Molto bene. Siamo già al quarto giorno, non ti sei ancora allenata. Poi no, ho fatto la scala, le scale su e giù 10.000 volte. Non bisogna allenarsi per forza solo dentro una palestra. Poi? Io per esempio ho smesso di fumare. Sto fumando elettronico. Io non ho toccato una sigaretta normale, l'alcol ne fumo 3 al giorno. Mi chiedi così? Non so, non so. Poi? Poi, no dai, oggi sei andata sul cantiere della casa, quindi brava in quello. Tcharam! Vorrei tornare in casa, ma senza allenamento. Cecilia non è molto convinta. Ignazio ci prova e ci riprova, ma lei di far palestra non ne vuol sapere. Dice che già fa palestra camminando.